2016, proprio in relazione a Sicilia Libera, che per noi assume particolare rilievo, fa questa affermazione parlando con Adinolfi. Nel frattempo che si stava facendo questo partito di Sicilia Libera, staccandosi la Sicilia diventava tutto un sogno. Poi è successo quello che è successo. Ma è normale che ma queste sono sempre valutazioni che si fanno dopo quello che si è appreso. Mi scuso, dottore, perché se si portava avanti un progetto di Mare Dolce, se si portava avanti tutto, e qui continua, non solo fiscale un paradiso, io mi ricordo, ma anche del benessere che portava non solo alla Sicilia, a tutto il sud, perché a Sicilia, Palermo in particolare, abbiamo noi il mare bellissimo, anche perché è trascurata e non c'è nessuno che ha voglia, volontà di farla diventare veramente di sì, cosa è. Lo so benissimo quali sono le potenzialità del sud. A me interessa capire perché lei oggi, rispetto a quello che dice ad Adinolfi, cerca di prendere le distanze da determinati progetti politici, quando in quelle conversazioni lei invece sembra aderire a questi progetti politici, manifestando anche delusione per quello che poi non è avvenuto. Sì, ma no, più che delusione, che era ottimo quel progetto, ma io parlo dopo i 22 anni, gli sto dicendo di quello che è una valutazione, però io non ho niente da... Scusi, dottore, io non ho niente da rimanere deluso, perché ve lo dicono loro stessi che io non facevo parte di questo progetto. Se questo progetto l'ha creato un signor Tullio Candela e con me non ne ha parlato mai, chi è che me ne deve parlare? Mi dica che io le do la risposta subito. Attenzione Graviano, cioè vorrei essere chiaro su un punto. Io non sto parlando solo di Sicilia Libera, io sto parlando di un percorso politico che parte da questi movimenti meridionali, arriva a Forza Italia e su Forza Italia lei manifesta delusione per quello che poteva essere e non è stato. Sì, ma certo che manifesto delusione, perché è stata una vergogna per cose economiche, per non restituire quello che le persone, quando io dico le persone, cioè lui ha quello che ha fatto mio nonno per lui, mi dica. Ma mi scusi, ma perché in questa intercettazione? No, scusi, non solo economicamente. Graviano, perché in queste intercettazioni, quando lei manifesta delusione, parlando con Adinolfi, non chiarisce che la sua delusione è legata ai progetti economici? Perché io questo dato non lo ritrovo. Io ritrovo una delusione, che è una delusione che riguarda programmi politici. Si dice che avevamo il paese in mano, Graviano, avevamo il paese in mano, non sono io a dirlo. Dottore, io questa parola che avevamo il paese in mano, io non l'ho detto mai a Adinolfi, perché io paese in mano non ne ho avuto mai, non ho progettato mai nessuno di avere il paese in mano. Allora, il 18 marzo del 2016, lei parlando dei suoi rapporti con Berlusconi, afferma, avevamo il paese in mano, mi avevano promesso la latitanza in Honduras. No, è questa quella che io ho detto, voglio ascoltare, perché io questa parola Honduras non l'ho detto mai. No. E no, ascolti, ecco che siamo arrivati al problema. Mi faccia parlare. Dottore, no problema, non è il problema Graviano, è il problema computer. È inaccettabile. Mi scusi, dottore, io l'ho ascoltata, lei mi deve fare parlare, io l'ho ascoltata questa intercettazione. Allora, 18/3/2016, dischetto 2, si comincia... Comincia alle 12:53 e chi si dà? All'inizio si parla di Nuovo Sono Innocente e poi si parla di Tani San Giorgio, il nome non viene detto, che si parla del vaso d'argento che Berlusconi gli ha regalato, che Andreotti a dire dei collaboratori di giustizia gli ha regalato, si ricorda? Cioè, vi risulta? Mi risulta quello che risulta a lei, io ho le stesse... intercettazione. Scusa, io sto aspettando che lei ha il verbale davanti. Prego. Io sono l'ho letto nell'ordinanza, per questo gli ho detto io voglio ascoltare, perché la parola Honduras non l'ho mai detta, perché adesso le spiego io che cosa si parla di passaporti. Si parla di passaporti. Ma non è Honduras. Che cos'è? Vuole che parlo quello che so io o mi legge lei quella, e la possiamo ascoltare in aula, perché non esiste che a Berlusconi mi doveva dare a me i passaporti, perché Tane San Giorgio che tramite in
sarà, non so se si sente bene, ma è questo, perché io lo so, perché è stato mio cugino Sacco che mi ha detto: prenditi questi documenti, tu e Filippo, e ve ne andate in quest'isola che si chiamano cittadinanza, tutta quella cosa. Sta. Io ho detto: io non vado in questi posti perché non sono paesi stabili e non c'è sicurezza. Poi io non ho spiegato tutto o signore, no, io non lo so, però se le vuole io le racconto la storia. E si sì, parla di qui, no, quando si parla di se lei ritiene, certo, non si fa... poi le, dico, le leggo io allora, il passaggio, non si parla del... le leggo io il non passaggio parla... diciamo, in cui lei dice determinate cose. Allora, prego. Io le dico quello che è successo e che cosa ho scritto. Non si parla del signor Berlusconi, ma si parla di Dane San Giorgio, che si trovava anche in carcere con me nel 97, e nel 97 a Spoleto. E che cosa si parla? Che il signor Dane San Giorgio, dottore, perché dottore, era accusato dell'omicidio di suo zio Ignazio Salvio. Se le legge, per non sapere che il signor Adenolf mi dice, questa è una storia brutta, perché un nipote ha accusato l'omicidio della zia, e io gli spiego, questo è un tradimento che gli ha fatto Brusca Giovanni. Brusca Giovanni, assieme a Bagarella, dicono che io non conosco né a Brusca né a Bagarella, quindi dobbiamo dire, leggere le cose bene state. E gli racconta che è venuto l'avvocato Toimina qui che difendeva Dane San Giorgio per qua, e gli ha detto, Isapro pure Palermo, poi non so se lo vuole dire oppure no, se le dà un po' che c'era ancora un processo che dovevano processare o signor o dottor Andreotti, se lei le dà un vaso che Andreotti, un vassoio che Andreotti ha regalato per il suo matrimonio, lei prenderà la soluzione. E lui disse, ma io un vassoio a voi non voglio niente, mi potete dare anche il gasso. E ne ha parlato con me, che lui finisce il colloquio con l'avvocato Toimina, ne parla con me dentro a saletta, perché eravamo in saletta, avevamo nel pomeriggio è successo che lui mi racconta questa cosa, sono 80 anni da Giorgio. Si sente innocente, perché pigliare in giro, e queste dice parole nei confronti di Brusca, e forse, non lo so, anche un signor Bagarella, che io ci non conosco né uno né lui, perché il mio cugino Salvo aveva contatti con il dottore San Giorgio, il dottor San Giorgio aveva contatti, belle amicizie anche in Svizzera, e c'è la possibilità che con, io lo dico, parlo con 200 milioni consegnavano i passaporti, non solo due, anche 4 o 5 persone eravamo, 271 volevano, e si davano cittadinanza e tutto. Io dissi, io non me ne vado perché la famiglia mia, mia di sangue, non l'abbandono, perché non mi posso portare a mia mamma che aveva una certa età e a tutte, oppure a mia moglie e lascia abbandonare i suoi familiari. Questa è la discussione. Honduras non esiste. Quindi prendiamo in decettazione, si parla di processi di Dane San Giorgio, che sta facendo l'ingresso perché non gli ha dato un vaso regalo del matrimonio che Andreotti gli ha fatto. Perché anche sul signor Dane San Giorgio io so abbastanza, ma non vi dico niente. Che cosa, che cosa intende lei nel momento in cui Adinolfi dice, ogni volta che ci penso a quel periodo, lei risponde, avevamo acchiappato i paesi di Chistu Nimani. E Adinolfi risponde ancora, ogni volta che ci penso a quel periodo, penso a quello che poteva essere e non è stato, per la testa di uno stupido. Sì, è un stupido di Berlusconi, scusa. Se parlo subito che si parla veramente di Berlusconi, cioè che cosa potrebbe, visto che io ho rapporti economici, visto che io ho rapporti quello, e lui andando a Polito, viste le confidenze che avevamo, che si incontrava anche con me, certo che potevamo avere bella soddisfazione, però nel senso sempre non di criminalità, di cose belle, di far risvegliare il suo paese, che l'Italia dovrebbe essere il miglior paese che c'è al mondo, e purtroppo siamo, andiamo sempre al fondo della classifica. Ora torniamo un attimo al discorso del passaporto, così non lo lasciamo cadere nel vuoto, perché lei a un certo punto dice nel 93-92 lui ci propone, dice che ci davano il passaporto, tutte cose per essere, mi disse, che ci davano 50 milioni di lire ciascuno, io gli ho detto che se ci fermavano in qualche posto di questi, e gli fa a mio fratello, gli ha detto, poi c'è un incomprensibile, non so quanto lungo, qui si parla di qualcuno che vi deve dare un passaporto.
No, qui si parla di Tane San Giorgio, mio fratello era un senso di un amico che gli diceva non dare confidenza a Brusca e a Bagarella. Ascoltate bene l'intercettazione, che è questa. Quale è, dico ministro, di... e quale minuto è? 18 marzo 2016, Presidente. Minuto? Che un mio fratello nel senso di amico non lo so, ha consigliato a signor... No, sto parlando con la Presidente, prego. Ha consigliato al dottor San Giorgio, che poi mi racconta in saletta, che noi in saletta, mi racconto tutto il tempo periodo che siamo stati assieme, di non dare a confidenza al suo traditore di Brusca perché l'ha preso in giro. Perché lui gli dava confidenza e quello gli ha chiesto le chiavi, va, è andato a fare l'omicidio e quello che sta pagando l'omicidio di suo zio che non c'entra niente. Però lo voglio chiudere su Tane San Giorgio, non voglio prendere nessuna difesa, se la sbriga lui che c'ha gli avvocati, se ce l'ha ancora. Allora, prego. No, scusi, dottor, no, il completato. 50 milioni non se ne sono dette, con 50 milioni dove si deve andare. Anzi, volevano da noi o per ogni persona 200 milioni. Io non so se in questa intercettazione oppure in un'altra. E ci portavano in uno di questi paesi che a volte si ascolta per, che danno cittadinanza, ma su paesi che non c'è stabilità. Quindi io non posso consegnarle a una cosa, e poi io ho detto non l'ho fatto perché non abbandono i miei affetti cari. Io non posso lasciare a mia moglie che mi ha seguito, che all'epoca era fidanzata, che mi ha seguito sempre, e abbandonare la famiglia, perché io sono per portare del bene, per portare gioia, no? E allontanare o dividere, per unire anzi. Questo era quello il discorso. Poi, se come interpretato, possiamo ascoltare noi tutti in aula, vediamo di chi si parla. Non si parla del signor Berlusconi, ma si parla del dottor Tane San Giorgio, perché è lui che ha le belle amicizie in Svizzera. Quindi all'inizio della conversazione si parla di Berlusconi e poi si cambia discorso. Ma non penso che si parli di Berlusconi. Scusi, io qui c'ho scritto. L'ha detto un attimo fa lei, quello che poteva essere un paese intimani. Ha detto che era il progetto di Berlusconi. Dottor, ma scusi, questo è dopo che si parla. Scusi, dottor. No, come questo faccio... è all'inizio. Per quanto mi riguarda, dal verbale, le prime frasi sono il paese nelle mani. Allora, scusi, dottor, la conversazione comincia alle 12.50. Mi scusi un attimo, completiamo questo argomento. Mi faccia parlare e poi lei va a parlare. Alle 12.53. E si parla all'inizio di Tane San Giorgio. E io gli dico... lui è innocente per Tane San Giorgio. Alle 12.56 si parla della cattiveria che è stata fatta da Brusca e da Bagarella. Mi scusi, io ho in mano il verbale di questa intercettazione. Il colloquio si è svolto, c'è scritto qua, dal 18 marzo 2016 dalle ore 12.46 alle ore 13.48. Va bene. È questo, trascrizione integrale da minuto 6 e 46. Le prime espressioni sono relative a quel periodo, al paese in mano e a quello stupido che non ha realizzato i progetti. E lei ci ha detto che è Berlusconi. Mi faccia completare. Poi, sì, se è un progetto, poi lei dice che il discorso cambia. E si parla di Tane San Giorgio, scusa, se fa un vaso d'argento che ha suonato il vaso d'argento, lo sappiamo. Ma scusa, poi si parla di Brusca e Bagarella, poi si parla di mio fratello Filippo che gli hanno fatto tante cattiverie, il discorso che aveva fatto 5 anni e doveva fare l'ultimo 4 mesi, e va a riscontrare a quello che vi ho detto io, che mi avevano promesso nei colloqui investigativi che non lo facevano uscire. Poi si parla del macello che hanno fatto a Pianosa, tra cui i suicidi, i cosiddetti suicidi che sono omicidi fatti dell'altro, e andate a indagare su quello che è successo qui. Poi si parla del fatto dei terroristi che volevano, perché si parla delle stragi che c'erano in Europa, dello Stato Islamico. Io racconto che una storia che ho raccontato anche qua, forse con la dichiarazione spontanea, che volevano degli uomini perché l'Italia non può, non è vero, perché in Italia non succede niente. Questo già l'ho detto con la dichiarazione spontanea, se lei vuole io glielo racconto di nuovo. Se le perché? Perché non succede niente in Italia? Perché c'è un fermo, signor. Allora, nel 91, io questo l'ho preso anche da Pianosa, che sono stati molti suicidi queste persone, fra cui uno di Castelvetrano, che non mi ricordo per adesso come si chiama, erano due cugine, e uno è stato trovato suicidato, uno si suicidava, come la morte di Biondo,
Giuseppe, se non ricordo male, il suicidio di Giuseppe Bianchi, perché già se ne parlava a Pianosa, questi ne parlano in giapanese, che io lo apprendo poi nel carcere di Novara, che mi ritrovo nella sezione con tutti i giapanesi. E io, scusa, prima di noi, a proposito, io nel 2009 ho fatto un confronto con Senagore, perché Senagore era quello che aveva i contatti con i terroristi, e io ho detto, racconta la verità, quello che è successo nel 91, non 91, no, no, perché lui non risponde, non ci conviene a rispondere, non che accusai Issa o signorina qualche, no, nel 91, già a quell'epoca, c'era Bin Laden, più che lo Stato Islamico, volevano sbarcare in Italia e avevano chiesto sia gli fornivano tutta l'eroina che volevano, tutta la gioia che volevano, sia a prendere persone ed in questa intercettazione che lo racconto, ma ripeto, già nel 2009 io l'ho detto davanti ai pubblici ministeri, dottor Nicoloso e Crimi, con Senagore Danazzi, e volevano tipo 7-8 persone, le addestravano e poi ritornavano, addestravano come addestravano loro, fornivano soldi, droga, però volevano aprire l'anto per quello che loro hanno sempre cercato, che poi è successo i Torri Gemelle e tutte queste, già loro aprire contro l'Occidente, perché sappiamo che odio c'è nei confronti. O signorina, se si non consegna nessuno, io non faccio niente, non vi permettete, gli ha mandato a dire così signor Senagore, non vi permettete di fare succedere una cosa qui in Italia, perché verrò lei a distruggervi tutte. Questo è stato il discorso che io spiego, fatto di terroristi. Per questo in Italia non è successo niente in tutti i posti. E siccome queste intercettazioni ce l'hanno loro da Pianosa, perché poi si sono successi i suicidi delle persone che l'hanno raccontato, se fossero uscite, io ho detto in una dichiarazione spontanea questi discorsi a quell'epoca, forse nemmeno le Torri Gemelle sarebbero successo quello che è successo, perché invece intercettazioni che hanno di Pianosa e di Novara se ne sono tenute nascosto per convenienza, e poi ci vengono a dire che abbiamo i servizi segreti italiani che non fanno succedere niente, e questo l'ha dichiarato anche il dottor Magri di Reggio Calabria, che in Italia non è successo strage russa di Islamico, grazie al signor Salvatore Reina. Poi si parla della Polonia, della Russia, che si portavano gli aranci e le limoni e mandarini lì. Questa è l'intercettazione. E poi le dico, sì, come si conclude l'intercettazione, non è? Sì, sì, sì. Dove Polonia, no, sì, basta, no, non volevo capire, più, visto che lei ha analizzato tutta l'intercettazione, da quale passaggio io dovrei ricavare che rispetto all'inizio dell'intercettazione in cui si parla di Berlusconi, a un certo punto invece cambiate soggetto, quindi cambiate... Dottor, mi faccia ascoltare, se fosse stata una battuta su Berlusconi o qualcosa in televisione, ma subito si parla di Tane San Giorgio per la situazione di un vaso d'argento. Ma si parla di un vaso d'argento, ma scusa, è quella che si parla di un vaso d'argento. Tane. Altrimenti vado a prendere un discritto che ho, lo porto qui e lo possiamo ascoltare. Vabbè. Io intanto prendo atto di quello che lei dice, intanto mi conferma quindi che la prima parte è riferita a Berlusconi e che poi a un certo punto le cambia. Poi vediamo come... Non lo so se si riferisce a Berlusconi, non lo devo ascoltare, perché io con Berlusconi non c'è... Ma scusi Graviano, sì, non l'hai detto prima. Può anche darsi, che lo stupido è lui, che aveva del paese in mano e che il progetto non è andato a buon fine per colpa di uno stupido. Ma questo è dopo, scusa, questo è dopo, quando si parla... All'inizio, quando Di Nolfi le dice, se ripenso a quel periodo mi vengono le lacrime agli occhi. Allora, dottor, io la prossima volta, vabbè, poi anche darsi, perché c'è stata questa discussione, questa conversazione tra me e signor De Nolfi, e non so se all'inizio, però posso andare a riprovare se sento qualcosa, io lo vedo. Però si parla di Tane San Giorgio. Va bene. Voglio completare sul 22 gennaio 2016. Perché lei a un certo punto, quando parla di aggiustamento di processi e dice che l'aggiustamento in realtà lo fece Falcone e non Andreotti. Sì, sì, perché siamo stati condannati. Lei dice a un certo punto Falcone gli ha detto dovete fare questo, questo, lo dovete fare questo, questo, l'unico che lo deve fare deve essere Scopelliti. Poi Scopelliti lo hanno ammazzato. E gli hanno messo un altro peggio di Scopelliti.
Io ho detto, perché scusi, cosa che apprendo io da mezzi di informazione, perché lo dichiarano tutti in televisione, il dottor Falcone ha seguito questo processo che fino alla fine in Cassazione, perché si dovevano avere le confine, e sentenziato 416 bis. Mi perdoni, io gli dico, il 22 gennaio 2016 del processo Scopelliti e del ruolo di Scopelliti forse non si parlava più da una quindicina d'anni. Quindi non ci sono. Se lei fa riferimento a notizie stampa recenti, non sono certo del gennaio 2016. Dottore, quindi la domanda io sono è... stato... Mi scusi, io mi faccio fare la domanda. Sì, prego. Prego. Chi le disse che c'era questo rapporto tra Falcone e Scopelliti e che il processo lo doveva fare a tutti i costi Scopelliti? Io nel 2016 già ero stato processato per l'omicidio del dottor Scopelliti, condannato in primo grado e assolto in appello. Lo so. Mi sono spiegato. Assolto in appello. Io ho fatto tutto il processo. Questa storia si ripete più volte, sia per me in mezzazione, sia il processo che ho fatto. Abbiamo sentito a tutti i collaboratori di giustizia, addirittura hanno detto che la signorina si è partito a fare la pace vestito da prete, ne abbiamo sentito chiacchiere in quel processo. E tranquilla, questa è storia, sì, a processo, io l'ho sentito, io ho fatto il processo. Vabbè, quindi ha chiarito, quindi, perché qui nell'intercettazione lei non spiega qual è la sua fonte di conoscenza. Quindi lei è stato imputato in quel processo, ma sì. Qui non lo dice. Era presumibile che ci potessero essere altre dottor, fonti. Io se non è questo, in una intercettazione io l'avevo detto che ero stato assolto processo Scopelliti, che c'è assolto il dottor De Marco, su sbaglio De Marco. Io, in appello, se c'è in altre intercettazioni, io queste intercettazioni non ce l'ho. Io le dico, acquisiamo tutte le intercettazioni, perché poi non si capisce più niente se si prende una chat e i fatti. Però io le dico che la realtà è questa, non hai problema di rispondere o non rispondere, perché io sono della parte che sono a parte offeso. Io ho preso il padre a 18 anni, è un pallo più. Per qualcuno si passa su, in Italia sono tutte, bisogna aggiungere a un paese navigatore, poeta e scrittore anche eroi, tutti eroi sono in Italia. Andiamo a vedere se sono eroi a gente o su altre riviste. Come facciamo a parlare? Che adesso ho fatto a 18 anni. Vogliamo fare la non pausa? Vogliamo fare la pausa? Cosa? Ma decida lei, io non ho problema. No, lei aveva l'esigenza di andare in bagno. Per me la possiamo sì, fare ora. Sì, però se la facciamo, se Presidente, con 25 minuti, sospendiamo ora e riprendiamo. E allora, se la vogliamo fare per tutti, anche per i giudici popolari, magari facciamo una pausa di una mezz'oretta e poi riprendiamo. Facciamo 2:15, ci vediamo alle 2:15. 2:15 riprendiamo, va bene? Possiamo sospendere il collegamento per ora. Prima mi fa parlare con l'avvocato. Cosa? Presidente, mi scusi, Terni. Sì. Desidera conferire con il difensore. Un minuto. Vuole conferire con lei, avvocato. Grazie. Sì. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sente? Buon pomeriggio, dottor. Ci siamo fermati nel momento in cui lei ci ha spiegato tutta una serie di passaggi legati alle intercettazioni con Adinolfi, riferibili al colloquio del 22 gennaio 2016. Io vorrei ripartire da quella specifica espressione di cui ho dato lettura, quando lei spiega da Adinolfi che la gente non sa che c'era di mezzo. Lei mi ha detto, è quello che ho appena detto, però io vorrei capire meglio il senso di quella frase. Perché lei è così tassativo nel dire che c'è qualcosa di molto più grande di mezzo che la gente non sa?
Dottore, non lo so, forse è stato... No, so dare una spiegazione a questa cosa. Nel senso, avendo contatti, come ho detto poc'anzi, economici, rapporti così inconciati, uno che va al governo, cioè la gente parla che non sa chi ha fatto le saggi e basta che loro ascoltano, non sanno i processi come sono andati, ascoltano, non lo so, e possono... pensare che sono i tizi, i cari, le restrizioni, oppure il 41 è nato così. Ascoltando quella conversazione, si chiede noi, spiega anche che lui già dal 91 era tutto pronto per dare una setta ancora di più e violare le leggi più della setta. Questo non c'è niente di... Cioè lei sembra... Perché io mi scuso, dottore, prego. Io ripeto, io ho contatti, ma poi io, mio cugino in particolare, Salvatore, ha contatti economici. Poi lui ha chiesto di scendere in politica, voleva un appoggio, ma non c'è bisogno della popolazione. Se io porto un benessere in una zona, è normale che se poi mi candida la gente mi vota tutto. Se io da quella spiaggia, questo progetto sia tutto mare dolce, lo riporto di nuovo a fare il lago, perché era un lago qui davanti a Castello che serviva per la fortezza degli Arabi come protezione. Se il lungomare invece di esistere solo Mondello che si trova fuori Palermo, io in via Messina Marina, l'ho già visto che la distanza fra l'arciata al mare, la spiaggia è abbastanza, molto più di quella di Mondello, sì. Io questo è il discorso, la gente che vede non ha bisogno di... Noi avevamo i nostri interessi perché mio nonno parallela della via Messina Marina, mio nonno paterno in questo senso, che tutti i miei zii, anche mio papà, aveva terreni, era un benessere perché diventava, perché quella zona è 70% edilizia civile, 100% è turistico, quindi struttura alberghiera come è nato in San Paolo, l'hotel, che sappiamo che cosa è. Si ricorda che stamattina lei a un certo punto, rispondendo alle mie domande, dice: mi ricordo bene di aver detto in una intercettazione che questa gente merita carcagnate. Sì, perché come si è comportata? Sì, dottore, sì, se lo ricorda. Il colloquio, sì. E le chiedo se questo è un colloquio che lei ha ascoltato in questi giorni, per quello che mi risulta è quello dell'11 aprile 2016. 10 aprile, dottore. No, io ho in mano uno dell'11 aprile 2016 in cui si parla di carcagnate e di altri improperi che lei rivolge ai soggetti di cui parla. Li chiama vigliacchi. Dottore, io colloco 11 aprile e qui non riesco, non riscontro. E se vuole le posso dire quelle che ho scritto. Io non lo rispondo, nel senso che non l'ha ascoltato, perché è richiamato nell'ordinanza il colloquio dell'11 aprile 2016. Io ho qui davanti. Sì, il TS14. Sì. Ah, quando io. Sì, questo è il dischetto che si blocca. Scusi, la dico si blocca. Quindi lei questo non l'ha ascoltato, però ricordava bene il passaggio delle carcagnate. No, mi scusi, in parte l'ho ascoltato. Io all'inizio ho messo. Sì. Giusto? Sì. E poi dalla 13:28 si blocca. Quindi non è riuscito a riascoltarlo. È in grado di non spiegare? So. Allora, se va nell'arco dalle 13:02, perché prima ho messo fino alle 13:28 io l'ho ascoltato. Né prima né dopo sono riuscito a ascoltarlo. Mi spiega meglio, indipendentemente, cerchiamo di andare avanti, poi eventualmente ci torneremo quando questo ascolto sarà effettuato. Mi spiega meglio perché questa gente e di chi lei stava parlando merita carcagnate? Ma io stavo parlando sempre il signor Berlusconi, di lui stavo parlando. Di lui. È chiaro. Di lui, perché anche ultimamente, dopo queste intercettazioni che sono state pubblicate, lui scarica la colpa del 41 al senatore Schifani. Che prima, quando io ho scritto alla ministra Lorenzino, però questa è una mia denuncia, ormai che sia andata così, penso che sia andata così, perché
c'è rottura, perché se ne vanno, si forma un partito Alfano per i fatti suoi, NC, come se mi ricordo il numero, come si chiama, un nuovo cincio. La Lorenzina che era informata di tutto, la ministra Lorenzina era informata di quello che io ho detto che mi stava succedendo a causa di loro, per noi, solamente perché non vogliono restituire i soldi e quei guadagni, un 20% di quello che hanno, a di che, no, di no, io ripeto, a me non interessa niente, un soldo non mi interessa niente completamente, figuriamoci i miei familiari. Io parlo dei figli, gli eredi di mio papà. E loro si sono staccati, io penso che, perché sono tutte quelle che erano a conoscenza di questa lettera che io ho mandato alla ministra. Questa lettera a me è scomparsa, questa lettera, come tante altre cose, come alcuni che documenti. Vuol dire che è scomparsa, mi scusi? L'invio c'è stato? Cosa? L'invio c'è stato, lei l'ha inviata, ha una ricevuta di questo invio. Io l'ho ricevuta e avevo anche la lettera che la ministra Lorenzini mi risponde dopo un mese, e siamo nel mese di agosto. Sì. Io le do tutte le indicazioni, vuole spiegare questa parte? No, a me interessa che lei abbia queste indicazioni, quindi lei è sicuro che la lettera è partita. Allora, dottore, ho qua raccomandato, le sto dando il numero, ha ricevuto. Il 24 ottobre 2016... Il numero della raccomandata è 11 80 75 68 42 60. Dopo un mese, gentile signora ministro Beatrice Lorenzini, dopo un mese io ricevo la lettera, non solo io, questa lettera era per conoscenza e per mettere in atto quello che avevano introdotto per i detenuti. Bene, anche l'ho detto alla CED di Opera, quindi c'è una lettera alla CED di Opera, ma qui è tutto registrato, io l'ho ricevuta, è scritto più all'ASL di Milano, perché noi dipendevamo dell'ASL San Paolo, l'ospedale San Paolo di Milano, come detenuti del carcere di Opera, e mi ha risposto quello che stava portando avanti tutto quello che avevo chiesto. Mi anticipo che già era stato introdotto il vitto vegetariano nella tabella vitti dei detenuti, quello che ho detto poc'anzi, di farmi soggiornare più all'aria aperta. Sì. Mi ha detto, per tutto il resto ci stiamo pensando, perché io dico pure, nemmeno state andando a votare un referendum, la raccolta delle firme del referendum dei radicali. E lui si fa vedere con il dottor Pannella che firma un referendum, però lui solo, senza fare, erano già 460.000 voti, una cosa è questa. Questo. Io poi vengo trasferito dal 2014, il 6 aprile 2014, da CR di Opera alla casa circondariale alla CC di Ascoli Piceno, nella CC di Ascoli Piceno. Prima di partire, è stato di domenica, io avevo scritto a due miei legali, ai sensi dell'articolo 35, cioè busta chiusa. Di solito quando una persona deve essere trasferita, dicono si prepara la roba, poi viene accompagnato in magazzino, registrano quello che è stato, si sta trasportando. Invece loro che fa? Sono entrati direttamente in camera e ci trasferimento, ci sono un attimo, dobbiamo contare la roba, quello che io mi sto portando. No, pensiamo tutto, no, ci sono le lettere chiuse ai sensi dell'articolo 35. Quindi io le chiedo la gentilezza di farmi assistere a tutto quello che sta. Dice no, dobbiamo andare, lei già c'è l'ascoltare, sì, ascoltare, dice non si preoccupa perché noi consegneremo tutto all'ascoltare. Il mio trasferimento è stato fatto attraverso i gomme. Quindi è tutto fra di noi. Prima di salire io sul furgone, l'ispettore della scorta, che sempre appartenente allo SGOM, si sente, vede che ci sono le lettere chiuse, tra cui la lettera della ministra, che mi è rimessa solo la busta, ministro della salute, ministero della salute, mi è rimessa solo la busta.
Dice, non mi hanno detto, mi hanno dato un sacchetto e mi hanno detto che c'è tutto. Arrivata ad Ascoli Piceno, ci sono un attimo, io voglio le lettere. Cioè, dobbiamo uscire tutti perché io voglio sapere dove sono le lettere, perché io sono ai sensi dell'articolo 35, perché io insisto che loro non possono quello che io ho scritto ai due avvocati. Le lettere non si trovano. Abbiamo i pacchi e mancano fotografie del defunto, mio papà, mio cugino Salvo e tutte cose, fotografie della prima comunione, i miei francobolli e addirittura pure i ghiacci, perché noi abbiamo a Borsa Temmica i ghiacci, tutto che è registrato, perché io adesso mi è stato tutto, io ho avuto anche telecamere sia anche a opera, sia in camera sia in bagno, che più volte è intervenuta la dottoressa Fadda e dite finitela con questo, è stato violando la privacy e tutto, e poi disturbate perché mi tenevano a me con luce accesa notte e giorno, luce blu, e questo è quello che fa inibire la produzione di melatonina e causa di insonnia. Ma tutte queste cose sono andate a finire anche alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e l'avvocato Aloisio ha anche tutta il ricorso e tutta la documentazione, che la Corte Europea chiede documenti e si stanno fornendo tutti i documenti. Ma per me è una cosa che io sto parlando, arrivo là e mancano tutte queste cose, ci si sente, io voglio le cose, dice scriva alla casa circondariale, ma se loro mi hanno detto che le hanno consegnate a lei, se lei non mi consegna queste cose, io farò la querela. Dice facciamo una cosa all'ispettore, dice prima lei scriva, se la casa circondariale non risponde, dice certo che io verrò a testimoniare a dire la verità di quello che lei sta dicendo e di quello che è successo. Non si è sentito nessuno. Prima che scadevano i giorni per la querela, io mi sono segnato, volevo parlare con la procura, con il procuratore di Ascoli Piceno. Sì. Vieno procuratore di Ascoli Piceno, gli racconto tutto ciò che mi è successo. Quindi c'è un verbale, sì. Di sue dichiarazioni che risale al 2013. 2014, allora io il trasferimento avviene 6 aprile 2014, io non nei primi di giugno. Sì, non scadevano i 90 giorni, 120 giorni, non mi ricordo quanto sono. Io mi sono. Posso andare a guardare la nota perché io me le segno quelle cose. Ho fatto presente tutta la querela. Quindi sostanzialmente ho presentato una denuncia querela ad Ascoli Piceno. Sì, ma l'avvocata lo sa tutto perché ha fatto 320 geni, non mi ricordo come si chiama, CPP. Perché non rispondono, che sono trascorsi già 6 anni, ma non sono solo questo, anche sui documenti che mi hanno strappato, i documenti che mi mancano, perché alcune verbali che io le leggo, mi manca un foglio, due fogli. Io le dico una cosa, qui noi abbiamo sentito o signore Anacondia, io ho un verbale, il signor Anacondia, avevo anzi meglio, un verbale del signor Anacondia. Sì. È un ritaglio del giornale che era l'allegato del Corriere della 7, il 7/07/2011, quale il signor Anacondia, io ho letto il verbale, ho letto l'articolo, lo ritaglio, li metto assieme, il signor Anacondia chiede che le strage del 93, riferisce che le strage del 93 non sono state commesse di Cosa Nostra del Dottor Rio. Cosa Nostra del Dottor Rio. Io questa storia che mi è sfuggita, mi manca anche questo verbale con questo articolo di giornale, l'ho riferita all'avvocato Aloisio. L'avvocato Aloisio dice adesso io mi parto, vado a Milano, vado a cercare, vado a prendere e vediamo di risalire a questo verbale. Perché mi mancano a me alcuni verbali che loro, perché purtroppo sa che c'è di sotto, ma come mai la busta di questa corrispondenza invece le è rimasta in mano? Quale busta? Lei ha detto che non lo so, non in mano, ce l'ho in cartella, mi manca solo la lettera e lo scritto. Quindi, però, quindi lei ad Ascoli Piceno trovò soltanto la busta e non la missiva? Sì, e mancano le lettere sempre dell'avvocato e tutto quello che io ho riferito nel... Senta Graviano, ho capito questa questione. Scusi, sto completando. Sì.
io, siccome adesso qui non mi vogliono somministrare un vitto vegetariano, io ho fatto decine di ricorsi e chiedo sempre ai magistrati di sorveglianza di acquisire questa lettera che c'è scritto, che è stato scritto dalla ministra, se trova nella tabella dei vitti, vorrei capirci perché a me non deve essere somministrato, perché non mi viene più somministrato questo vitto e io sono costretto a un'alimentazione un po' per fatte sue. Mi scusi, sto commentando. E le sto dicendo che questa lettera non l'avevo solo io, lei la copia, la può rintracciare facilmente come a casa circondariale di opera, perché lei è registrato. Io quando ricevo una lettera firmo. La mia è scomparsa, assieme ad altri documenti. E le procure non si sbuovono questa situazione. Quindi a me c'è qualcosa, come convinci noi su questa storia. Ha completato su questo? Sì. Senta, stamattina lei ad un certo punto fa riferimento ad alcuni soggetti che avrebbero fatto delle cattiverie nei vostri confronti, soggetti con cui voi avevate rapporti. Avevamo il rapporto? No, ma io mi riferisco alle cattiverie in generale che hanno fatto i magistrati. Se vuole adesso le posso leggere quello che è successo a cominciare dal processo di mio papà, dalla storia di mio papà. Che le persone lei, che vengono lei quando parlava di cattiveria si riferiva soltanto, diciamo, a vicende giudiziarie? Sì, vicende giudiziarie, vorrei, che poi racconto la storia di mio fratello che doveva fare 4 mesi, quello che mi hanno promesso loro l'hanno mantenuto ed è lampante, si spiega facilmente perché chi ha fatto il nome a queste 11-10 persone dalla prima strage che mi viene accusata nel 94 di Roma. E questi riferiscono che io sono stato accompagnato da Scarano e poi risulta che non è così. Risulta che io non è vero che sono stato io come esecutore a mettere le bombe. Addirittura questi raccontano che una Fiat Uno, io e mio fratello abbiamo caricato l'esplosivo per una bomba. Per una bomba a Roma, sempre quella notte, una per Milano. Come loro sanno tutti, una l'altra per l'altra bomba per Fiat Uno. Se lei legge quella ordinanza che c'è scritto tutto, che io, e per questo non sa il lavoro che ha fatto l'avvocato Aloisio quando poi è andato a Roma per perdonare questa. Ma ce l'hanno già detto, possiamo dare per scontato che ha fatto un lavoro importante. Ma non solo lui, anche gli altri. Sì, tutto il collegio difensivo. Diciamo che questo è un dato, diciamo, che nel processo è entrato abbondantemente. Senta, Graviano, ci sono poi due colloqui successivi a questo dell'11 aprile 2016, e parlo dei colloqui del 12 e 13 aprile 2016, in cui lei fa riferimento ad una serie di situazioni sempre collegate all'imprenditoria milanese e parla di uffici di Publitalia e di altri uffici che io vorrei comprendere meglio di quale tipo di realtà, ecco, siano. Le racconto questo testo. Qua si parla che le ascoltate queste persone dovrebbero essere quattro progressivi. Questi del 12 e 13 aprile, perché sono dei colloqui tanto di mattina che di pomeriggio. Lei parla uffici di Publitalia e di altri uffici. Allora, io qui c'ho 12.02, quello solo di quello delle 12.58, che si parla all'inizio arance, mandarine. Mi scusi, 12.02 è un'altra cosa. Io sto parlando di 12 e 13.04. 12.04 sono oggetto di perizia affidata oggi. Benissimo, che se inizia con l'aceto. 12.04. Li ha trovati? Sì, 12.04. Mi pare che al minuto 6. Di mattina. Scusa, di mattina. Sì. E io pomeriggio ancora non lo trovo. Va bene, di mattina io ho il testo 4. Sì, io intendo pomeriggio 12.42, il secondo. Sì, lo so, ma questo è l'ora che andavamo ancora. Sempre il giorno 12.
dovrebbero essere a sua disposizione le trascrizioni già dal momento in cui è stata eseguita l'ordinanza cautelare, perché sono richiamate queste conversazioni in quel provvedimento. Dottor, ma io il dischetto... Ah, un attimo, che giro anche qua, così la do la discorso secondo. Dischette io del 12 pomeriggio non ne ho, ce l'ho solo mattina, e poi c'ho 13.04 2016 che è di pomeriggio, il 12 pomeriggio io non ne ho, posso dire, dischette io ce l'ho in camera, fino adesso non l'ho trovato. Allora, perché fa riferimento a Publitalia? Allora, questo lo sai, ma, allora, sai che si parla di persone che avevano le cose di ristorazione e fornivano sia tutto, sia Publitalia, sia altre grandi aziende, però avevano difficoltà economiche, e uno aveva dato dei soldi, volevano 50 milioni al mese di interesse. Le vergogne che lei sente, che siamo tutte, cioè sia... Io racconto anche la storia di mio papà, come mi ha insegnato, non so se vuole gliela dico. Che sono sempre, se le serve, sempre se le serve rispondere alla mia domanda. Per spiegare questa situazione, si criticava come veniva trattato. E poi io ho detto che mi facevano molto tenerezza, li ho aiutati io così, grazie, e nemmeno ho avuto più i soldi. E ho detto che era una persona abbastanza brava. Non c'entra niente con niente, si figura che mi hanno dato anche la stanza da letto, persone che la pensano all'antica, la stanza da letto per me e mia moglie, io ho detto io non permetto queste cose. Questa cosa non c'è niente di particolare, Publitalia entra come tanti altri uffici che loro fornivano come ristorazione. Lei parla qui di un luogo dove arrivavano tutti i picci, anche in nero. I picci? I soldi. No, non mi ricordo. Scusi, qui qual è questa? Qual è, del 12 o del 16? Guardi, ce l'ho qui davanti, sempre il 12. Entravano i soldi con le pale. Io alle 12.58. Ma forse io parlavo alla costruzione che facevamo noi. 47 questo verbale. Non ce l'ho, dottor. Io non ce l'ho. Se lei mi dice, le sto facendo un richiamo di un passaggio che è tratto a pagina 942 dell'ordinanza di custodia cautelare. È 12.04 di mattina? No, 12.04 tecnicamente di pomeriggio, 8.47. Che data è? 12.02? 12.04. 12.04, va bene. Allora, dottore, vediamo se è questo. Articolo 300 si parla? Come? All'inizio. Articolo 300, Corte Europea del Diritto dell'Uomo, si parla all'inizio? No, qui si inizia a parlare di Publitalia e di soldi che entravano con le pale, di uno che aveva una società a Palermo con un costruttore. Allora i soldi, sai come entravano, Umberto? Tutti spicci, entrano chi cuoffi. Si parla di soldi e di Publitalia. Io non l'ho ascoltato sul dischetto, nemmeno mi ricordo questa conversazione. Non l'ha ascoltato. Anche su questo, Presidente, sì. Ci riserviamo eventualmente di tornare. Sempre in questi colloqui del 12 e 13 aprile 2016, lei sente l'esigenza di comunicare ad Adinolfi le informazioni che sono in suo possesso in relazione al cosiddetto protocollo Farfalla. Ah, sì. Questo me lo ricordo, perché è una cosa che mi ricordo. Ma questo l'ho ascoltato, questo del protocollo Farfalla. Ma io però mi ricordo questa qua. È lo stesso giorno? 12 e 13 aprile. Dovrebbe essere forse il 13. Sì, pomeriggio, il 13. 13. Le allora, dico anche l'orario. Siamo trascrizione integrale. Minuto 22:27 di pomeriggio. Sì. Allora si inizia che il signor De Noff si lamenta che lì è uno scantenato, quello. Poi si parla di Gullotto, quello che è stato assolto per l'omicidio, quello che ha fatto 28 anni. Lei di lo chiama progetto Farfalla, per essere chiari. Sì, progetto Farfalla, ci sto arrivando.
Poi si parla di mio fratello Benedetto, che ha fatto tutta la detenzione da innocente. Cattiveria, me lo vedo qui con me. Poi si parla benissimo, progetto Farfalla. Sì. Progetto Farfalla, penso che lo conosci. Che cos'è questo progetto Farfalla? Perché lei sente l'esigenza di parlarne ad Adinolfi? No, si parla di un certo Rinella, che si parla dell'autostrada Palermo-Catania, che io stavo spiegando dove si trova forse l'Euromare, e io ho detto dopo Termini Imerese, questo è il progetto di cosa? Mi sono spiegato? No. Si parla, sì, oh, è questo, si parla del castello di San Nicola, l'arena. Non ho capito questo, se questo è il progetto Farfalla o questo si parlava di questo, sì, per poi arrivare al progetto tutto, Farfalla. Tutto, perché si va a progetto, lei mi ha chiesto perché si va a progetto Farfalla. Sì. Si parla che la televisione aveva fatto del nome, c'era un progetto Farfalla, le dico che cosa è. Che lo sa, penso che lo saprà lei. Venivano fatti dei colloqui investigativi dentro le carceri, ma questo si sente benissimo, questo, questa parte. Ma da chi venivano fatti questi colloqui? Un colonnello Moore. Mi scusi, dottor, se lei mi fa parlare, io le spiego quello che ricordo e quello come è. Certo, a me interessa capire che cosa lei intende per il progetto Farfalla. Quindi quando ne parlava, di che cosa stava parlando? Benissimo. C'era un progetto che eravamo tutti all'oscuro. Io ero all'oscuro, perché sì, da me venivano gli investigatori, venivano anche i poliziotti a farmi sempre le solite proposte, le solite. Io dicevo, lasciatemi in pace, a me non interessa da queste cose. Perché voi, se volete, avete tutto, fate emergere la verità e poi. E allora un giorno mi viene a fare una visita Soneffano, la signora dottoressa Soneffano. Mi ha detto delle parole un po' che io, se non gli avevo risposto, non tanto è bella, ha risposto il signor Camera Campanella, che gliel'ha detto faccio. E che cos'era questa, questa dottoressa? Si è andata a fare visita, e da qui noi veniamo a conoscenza del progetto Farfalla. Era andata a fare visita al signor Bernardo Provenzano. Sì. E il signor Presidente Provenzano stava parlando, ma su tutte le notizie che lei prende nei mezzi di informazione. Provenzano stava parlando, se stava raccontando delle cose, dice invece è stato picchiato da gomme, ma la sapete perché è stato invitato in diverse Ma stava parlando quindi con chi andava a sentirlo nell'ambito di questo progetto Farfalla? Aveva intenzione di raccontare delle cose e dice che l'hanno picchiato, questo lo dice, io non so se è verità, questo lo dice a dottoressa Soneffane in una trasmissione televisiva. Allora a me la parte che interessa a me che cosa è? Dopo il 41 io sono a Spoleto, siamo noi 2006, dopo il 41 a Fifetto Cannella, a Cristofalo Cannella, io scrivo a Fifetto Cannella, a Giusta a Spoleto, perché poi lo incontro a opera. E allora fra il 2006 e il 2007 avviene questa situazione, mentre era a Spoleto. Dopo il 41 l'hanno trasferita a Rebib, siccome era accusata anche il versione, ho scritto, perfetto, fammi questa sia, mandami questa sentenza. Scusa, non soffrisco per lui, io non capisco perché io solo devo rimanere sempre in questi problemi, perché prima il 41 non veniva discusso tutta a Roma, perché ancora la legge del 94 del 2009 non era andata in vigore. E mi si dice no, non ci fare caso, anzi non mi scrivere più. Ma io sono rimasto un po' così, dice, ma perché non devo scrivere? Anzi hanno detto 41, ma quando ci scrivevamo. Poi apprendo, sono a Scuola Piceno, che c'era un progetto Farfalla.